Buonasera amici di Nova News 24, Sanremo va in scena, una delle pagine più belle della musica italiana. Stiamo parlando del trionfo del trio d'argento, Albano, Ranieri e Moranti, che emozionano tutto il palco dell'Ariston e non solo, tutto il pubblico anche a casa al Festival di Sanremo. Entrano due super ospiti di peso, stiamo parlando di Albano e Massimo Ranieri. Raggiungono Gianni Morandi per un medley che davvero fa emozionare tutto il pubblico, che comincia a ballare, a cantare, a muoversi sugli spalti e in tutto il teatro. Veramente è un clima stupendo. Il co-conduttore inizia a cantare dalla galleria in ginocchio da te, poi Ranieri dalla platea si aggancia con 20 anni e fa il suo ingresso alla fine. Albano dalle scale intonando Nel sole. Tutto il pubblico in piedi per dire grazie ad Albano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Per la prima volta tutti e tre insieme sul palco dell'Ariston, che li accoglie in veramente con un trionfo eccezionale, lasciando poi la scena a loro, Amadeus, mentre il pubblico del teatro si alza in piedi e canta insieme ai tre bighi della musica italiana. Da lì parte il medley con tantissime canzoni e veramente tante emozioni, come detto. E si festeggia anche il compleanno di Albano a fine canzoni, ma le canzoni sono state veramente tantissime, Da perdere l'amore, A nel sole, A scende la pioggia, fino ad arrivare a Uno su mille. Davvero un medley fantastico, i tre hanno emozionato tutto il pubblico, fanno rivivere un po' anche quella che è la storia della musica italiana, tre che hanno lasciato sicuramente il segno per sempre nel cuore della gente e non solo. Amici di Nova News 24, vogliamo sapere cosa ne pensate voi di quello che è successo proprio sul palco dell'Ariston. Se voi adorate questi tre cantanti, scrivetelo nei commenti. Intanto mettete il pollice in su se vi è piaciuto questo articolo e seguiteci sempre su Nova News 24.